governatore, al presidente della giunta regionale della Campania, l'onorevole Vincenzo De Luca. Cari amici, sicuramente una bella giornata per voi qui, per l'università. Saluto il magnifico rettore, per i cittadini di Baronissima Valle del Lirno, per il mondo dell'impresa che è rappresentato qui da Andrea Prete. Una bella giornata per tutti quanti noi. L'iniziativa di questa mattina ha un valore simbolico, è un esempio di quello che dovrebbe fare l'Italia per il futuro, per uscire da questa situazione drammatica nella quale ci siamo trovati per l'emergenza coronavirus, ma per uscire da una situazione difficile della nostra economia che era già preesistente all'epidemia. Questo è l'esempio di quello che dovrebbe fare l'Italia per aprirsi una strada verso il futuro, per garantire a un'intera generazione di poter trovare lavoro qui e di non dover emigrare per poter vivere. Da oggi in poi la priorità dovrà essere il lavoro. Lo abbiamo detto nei mesi precedenti, lo ripetiamo con ancora maggiore forza oggi. La priorità da oggi in poi deve essere il lavoro da dare ai nostri giovani. Intanto devo dire che, l'ho accennato un attimo fa Gianfranco, noi oggi respiriamo un po'. Ho detto a qualche collaboratore che in questi 2 o 3 mesi io avevo un orario che era un assillo, che era quello delle 10 di sera. Alle 10 di sera, fra le 10 e le 10 e un quarto, mi comunicavano i dati dei nuovi contagi. Ed è stata un'altalena continua, 10 contagi, 20, 30, 11, 5, 7. Poi di volta in volta veniva fuori qualche focolaio, Vallo di Diano, Ariano Irpino, qualche altro comune singolo. È stata veramente una guerra. Devo dire con orgoglio che la Campania ha dimostrato di essere nella gestione della crisi la prima regione d'Italia, la prima d'Italia. Ci sono dei dati che dovete imparare a leggere. Nel rapporto fra deceduti e popolazione residente siamo la prima regione d'Italia. Tenete conto ovviamente che siamo una regione di quasi 6 milioni di abitanti, cioè 1 milione in più del Veneto, per intenderci, 1,5 milioni più dell'Emilia, quasi 2 più della Puglia, 1,5 milioni più del Piemonte, cioè siamo un paese. Abbiamo un'area metropolitana come quella di Napoli, dell'area vesuviana, dell'area casertana, che è la più densamente abitata d'Europa. Qui in Campania poteva esserci un'ecatombe se non avessimo avuto il coraggio di decidere per tempo le cose che abbiamo deciso. In Campania siamo partiti 15 giorni prima rispetto al governo nazionale, 15 giorni prima rispetto ad altre regioni nelle quali, mentre noi chiudevamo le attività perché eravamo preoccupati, si facevano i brindisi in piazza perché si diceva che quei territori non si fermavano mai. Bene, aver deciso di fare 15 giorni prima le nostre scelte ha rappresentato un atto di coraggio, ma ha salvato la Regione Campania, perché 15 giorni significavano altri 5.000 contagi e avremmo dovuto moltiplicare per 10 ogni singolo contagio. Sarebbe stata una tragedia. Bene, abbiamo vinto per oggi questa sfida, ovviamente con l'aiuto del sistema sanitario, dei medici, degli infermieri, degli amministrativi, del personale sanitario tutto, dei tanti sindaci che ci hanno accompagnato con senso di responsabilità in questa avventura, e dobbiamo ringraziare i nostri concittadini che hanno avuto la capacità di soffrire, di rispettare le regole, e questo ci ha salvato. Ora ovviamente non dobbiamo essere tranquilli, è chiaro che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni che venga fuori qualche altro positivo, 2 qui, 1 lì, 5 lì. Quello che è importante è che abbiamo spento tutti i focolai che avevamo nella Regione Campania. Focolai non ce ne sono più. Mi auguro ovviamente che la decisione presa dal governo di rendere possibile la mobilità fra tutte le regioni non produca problemi seri per la Campania. Ieri in Lombardia abbiamo avuto altri 400 contagi e positivi. Ovviamente faremo di tutto per avere dei controlli preventivi, ma è chiaro che stiamo correndo dei rischi. A maggior ragione dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle regole. Parliamoci chiaro, da oggi in poi dipenderà da quello che farà ogni cittadino.
non basteranno le ordinanze, non potremo chiedere alle forze dell'ordine di fare la guardia a tutto. Dovremo far leva sul nostro senso di responsabilità per le nostre famiglie, per i nostri figli e per dare continuità alle attività produttive. Oggi parte una bellissima iniziativa. Perché una cosa che parla all'Italia intera? Perché qui c'è il concentrato delle cose che dovremmo fare per l'Italia. Industria innovativa, ricerca scientifica, università, formazione. Ringrazio il Rettore Magnifico, noi ci vedremo anche nelle prossime settimane, anche per un programma, come dire, di screening sanitario sul personale docente, sugli studenti. Abbiamo fatto nei mesi scorsi e gli anni scorsi un lavoro molto importante per gli studenti. Pensate solo alla decisione della Regione Campania di dare il trasporto gratuito a tutti gli studenti. Questo non avviene neanche in Lombardia, neanche nelle regioni più ricche. Una famiglia che ha due ragazzi che vanno a scuola risparmia 1000 euro l'anno. Non è una piccola cosa. E dovremo fare un'altra battaglia per incrementare le scuole di specializzazione per la medicina, dobbiamo combattere ancora, ma abbiamo oggi creato i presupposti. Provate a immaginare qui un polo di start-up, di industria innovativa, un polo di biotecnologie, di industria medicale, è un campo nel quale negli anni, nei decenni passati ha avuto un'egemonia assoluta l'America. L'Italia potrebbe fare tante cose, cominciamo con un primo passo. Poi faremo delle cose straordinarie. È un investimento importante, ricordava Gianfranco, sono 8 milioni e mezzo. Non c'è solo l'area industriale, non abbiamo solo il polo della ricerca, ma abbiamo anche belle infrastrutture, la viabilità che va a collegare direttamente l'università, il collegamento diretto fra la ferrovia, la metropolitana e l'università. È una cosa importante. Si sta completando il raddoppio sull'asse Salerno-Avellino, ci sono lavori in corso. Voglio dire che davvero stiamo ragionando su un pezzo di territorio che è parte dell'area metropolitana di Salerno, ma che è parte dell'area metropolitana della Campania. Cioè questo dovrà diventare uno dei poli di sviluppo e di eccellenza dell'intera regione. E dunque noi continueremo ad accompagnarvi. Lui già ha fatto un passaggio, noi è solo l'inizio. Non esageriamo. È solo inizio, lo so, però vi staremo vicini, ovviamente daremo, ma non esageriamo, anche perché, come sa Gianfranco, anche qui già Baronissi, oltre questi 8 milioni e mezzo abbiamo altri interventi per quasi 20 milioni di euro previsti per il territorio, reti fognarie, disinquinamento, corpi idrici, la scuola, ci siamo ricordati la scuola Antessano, asili nido, cioè davvero è in atto un programma straordinario di rinascita e di rilancio di un territorio bellissimo. Il presupposto di tutto è che noi manteniamo le condizioni di sicurezza nella regione Campania. Se perdiamo la sicurezza in questo territorio abbiamo perduto tutto, perché rischiamo di veder paralizzato tutto. Sul piano sanitario noi stiamo facendo due cose. La prima, continueremo a fare i tamponi a tutto il personale sanitario. Abbiamo detto che la sanità campana deve essere la più sicura d'Italia e questo deve essere, quindi faremo ogni settimana tamponi, test rapidi al personale medico infermieristico per fare in modo che chi va nei nostri ospedali possa stare assolutamente tranquillo. Poi siamo impegnati in un altro lavoro enorme di screening sul personale scolastico. Cominceremo con i 60.000 docenti che fanno parte delle commissioni d'esame. Si faranno gli esami da qui a una settimana, 10 giorni. Quindi faremo i test rapidi su tutti i docenti. E poi da fine agosto a inizio settembre faremo i test rapidi a tutti i docenti, i bidelli, il personale scolastico, per fare in modo che le famiglie stiano tranquille quando i ragazzi andranno di nuovo nelle aule scolastiche. Non sarà una cosa banale l'apertura dell'anno scolastico quest'anno, sarà una cosa maledettamente complicata. Avremmo dovuto anticipare alcune decisioni che purtroppo non sono state anticipate.
Poi consentitemi di rivendicare un altro dato. Voi sapete che siamo anche l'unica regione d'Italia che ha fatto, oltre che il lavoro sanitario, il lavoro socio-economico. Cioè noi abbiamo approvato un piano di aiuti alle imprese, ai professionisti, alle famiglie, ai pensionati, che non ha fatto nessuna regione d'Italia. Abbiamo dato 2.000 euro di contributo e sono arrivati davvero, non come promessa, a 130.000 piccole imprese della regione Campania. 60.000 contributi di 1.000 euro ai giovani professionisti con un fatturato sotto i 35.000 euro. Stanno arrivando i bonus alle famiglie che hanno bambini sotto i 15 anni e soprattutto abbiamo fatto una cosa di cui essere orgogliosi: abbiamo raddoppiato le pensioni al minimo, quelle di 450 euro, portandole a 1.000 euro per 230.000 pensionati al minimo della Campania per maggio e per giugno. Non lo ha fatto nessuno, cioè abbiamo cercato per quanto possibile, parliamo di 1 miliardo di euro, di dare una mano a quelli che hanno sofferto di più nel periodo di crisi. È chiaro che adesso dobbiamo creare economia, creare lavoro, ma vi ripeto, la precondizione è difendere la sicurezza del nostro territorio. Abbiamo fatto due iniziative belle sul piano turistico. Avantieri siamo stati a Santa Maria Castellabate, abbiamo già gli alberghi pieni, non c'è più un posto libero, e faremo una campagna promozionale in Germania partendo da Ravello, dall'arrivo di Wagner a Ravello. Quindi abbiamo concordato con l'ambasciata italiana in Germania una campagna pubblicitaria sulla Germania per fare arrivare i turisti in Campania. La parola d'ordine è Campania sicura, perché è la verità, questa è una regione sicura. Ma è chiaro ovviamente che dovremo mantenere questa caratteristica per legare la bellezza del territorio alla tranquillità per le famiglie. Dunque, si apre una nuova fase, guardiamo a questa nuova fase con serenità, non voglio dire con serenità. Dipenderà da quello che farà ognuno di voi. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo dato l'anima con tanti colleghi, consiglieri regionali, sindaci, amministrativi che ci hanno aiutato in questo lavoro. Vi chiedo soltanto di essere prudenti. La mascherina, anche quando non sarà obbligatorio, teniamola. Basta avere la mascherina, mantenere un po' la distanza. Non fate come quei pinguini che hanno la mascherina, poi quando parlano in maniera avvicinata se la tolgono. E che te la metti a fare, scemo? La mascherina serve proprio quando parli da vicino, perché si trasmettono le goccioline di saliva. Quando stai lontano te la puoi pure togliere, ma è allora che serve la mascherina, quando stai a parlare in maniera ravvicinata. Allora le mascherine, lavarsi le mani 20-30 volte al giorno, no, non vi preoccupate, consumate il sapone e quel tanto di distanziamento sociale. Alcune cose i sindaci non potranno farle. È stata presa la decisione, per esempio, di delegare ai comuni il controllo delle spiagge libere. Che deve fare un comune? E che devono fare anche le forze dell'ordine? È chiaro che sono quelle cose che rimangono sulla carta. Sarà decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino, capire che non devi avvicinarti a più di un metro, avere quel tanto di prudenza che ti fa stare più tranquillo. Un'ultima raccomandazione per le persone più anziane, ma per tutti i cittadini. A ottobre noi abbiamo già anticipato gli acquisti di un mese, due mesi. Dobbiamo fare le vaccinazioni per tutti. Quest'anno, mettetevelo in testa, dobbiamo vaccinare il 100% dai bambini agli anziani, per una ragione semplice: perché l'influenza ha la stessa patologia, la stessa sintomatologia del Covid. Quando avremo malati per influenza sarà difficile capire se è influenza o è l'infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti per tempo, altrimenti noi avremo a settembre-ottobre gli ospedali inondati di presenze e di pazienze. Faremo fatica a reggere. Allora vi prego davvero di essere puntuali. Quando comincia la fase delle vaccinazioni, ognuno vada a farsi il vaccino, perché ci aiuterà tantissimo a non confondere patologie influenzali con patologie Covid. Nient'altro, una bellissima giornata, un grande saluto, un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie. Grazie a tutti.